L'applicazione sempre più ampia e risolutiva dell'intelligenza artificiale nelle applicazioni medico-chirurgiche, in particolare nell'urologia, prefigura scenari di interazione fino a eri inimmaginabili. L'essere umano e la macchina si plasmeranno, entreranno in connessione, evolvendo insieme. L'intelligenza artificiale è un supporto vivo in continua riprogrammazione che va oltre il semplice strumento tecnologico come lo conosciamo da molti decenni e che porterà una maggiore consapevolezza e un'evoluzione a vantaggio dell'essere umano. A sostenerlo è Antonio Pietrosanto, docente ordinario di misura elettronica all'Università di Salerno, nel corso del suo intervento al 15° congresso dell'UROP, l'associazione degli urologi che esercitano l'attività urologica e andrologica nell'ospedalità privata ma anche nel Servizio Sanitario Nazionale, oltre ai libri professionisti ambulatoriali, che si è svolto al forum Monzani a Modena, a cui hanno preso parte 500 esperti. Risultati incoraggianti ottenuti attraverso delle tecniche che consentono all'uomo di addestrare la macchina, il computer, l'elaboratore dei dati per consentirgli di estrarre da volumi di dati enormi, si parla comunemente di big data per identificarli, di estrarre da questa enorme mole di dati una conoscenza che per noi ancora non è direttamente così facilmente disponibile. Il tema dell'evento è l'uomo e la macchina, tecnologia come mezzo per l'umanizzazione delle terapie. Il filo conduttore è l'alleanza ormai imprescindibile tra l'evoluzione tecnologica e i nuovi approcci terapeutici e chirurgici che guardano al benessere del paziente. Stefano Pecoraro, urologo salernitano e direttore operativo UROP. Le tematiche affrontate principalmente si possono raggruppare in tre focus. Il primo focus è il ripristino della sessualità dopo chirurgia oncologica radicale nel maschio. La seconda è la infertilità di coppia. La terza invece è affligge soprattutto le donne e il problema della cistite nelle donne. Il percorso diagnostico terapeutico ormai è ben preciso, non si parla più di esclusivamente di fertilità o infertilità maschile o femminile, è un percorso congiunto dove gli uomini adesso sicuramente hanno imparato anche nella prevenzione rispetto alle donne che sono molto anni avanti nel rispetto preventivo e questo ci permette di mettere insieme i due binari, quello maschile e quello femminile, nell'infertilità. Infatti adesso fortunatamente ci sono anche dei farmaci combinati in associazione sia per la parte femminile che per la parte maschile.